Buongiorno, conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Youssef Malè. Introdurrà il direttore sportivo Stefano Trinchiera, poi spazio alle domande per Malè. Prego, direttore. Sì, buongiorno a tutti. Rinnovo gli auguri di buon anno a voi presenti e a tutti i tifosi giallorossi. Dopo questa bella vittoria con la Lazio di ieri abbiamo un entusiasmo notevole e siamo contenti di vivere un bel momento. Sono solo a presentare un nuovo calciatore. Oggi, siccome siamo vigili su tutti i fronti, il direttore Corvino non sarà presente alla conferenza. E, faccio brevemente un inciso sul mercato. Il lavoro svolto finora è figlio della sessione del mercato estivo, dove noi abbiamo rinnovato completamente l'organico rispetto alla passata stagione. E a scanso di equivoci faccio una precisazione: noi non abbiamo esuberi, mettiamo soltanto in evidenza che con l'esplosione di Baschirotto, difensore centrale, abbiamo la necessità di mandare a giocare un difensore centrale, e abbiamo parlato con Setin, abbiamo parlato nei giorni scorsi, e nei prossimi giorni valuteremo le varie soluzioni che si presentano e migliori opportunità per lui. Di riflesso, ovviamente, cercheremo di prendere un terzino destro, perché lo stesso Baschirotto, passando a difensore, crea il vuoto in quel ruolo. Un terzino destro, ovviamente, dove noi in questo momento abbiamo un titolare inamovibile come Gendrey, che sta facendo benissimo, si sta confermando ad ottimi livelli anche quest'anno. Adesso ricomincia un'altra sessione, la sessione del mercato invernale, e noi ovviamente con le nostre disponibilità cercheremo di intervenire per migliorare quello che si può migliorare. Non facciamo le cose a caso, non facciamo degli interventi solo tanto per spostare o prendere giocatori senza criterio, senza logica, perché abbiamo un'identità, abbiamo un criterio da seguire, e cercheremo di, per quel poco che faremo, di farlo con gli incastri giusti. E colgo l'occasione oggi di presentare un nuovo calciatore, Youssef Malè. Noi avevamo l'obiettivo, ci siamo prefissati l'obiettivo un po' di giorni fa, di prendere una mezzala con determinate caratteristiche, e lui corrisponde appieno quel tipo di giocatore che volevamo prendere, un giocatore che si è messo in risalto negli anni scorsi, si è consacrato a Venezia per poi arrivare a Firenze, dove l'anno scorso è stato anche lui protagonista. Ha delle caratteristiche ben specifiche. Noi cercavamo una mezzala propositiva, un giocatore con le sue qualità anche offensive, dove spesso conclude l'azione, e siamo convinti che questo ragazzo ci possa dare una grande mano. Col suo ingaggio abbiamo arricchito il nostro patrimonio tecnico, e oggi siamo contenti di presentarlo a voi, e lo lascio alle vostre domande. Come annunciato, adesso spazio alle domande per Youssef Malè. C'è la prima domanda di Pier Andrea Castro, Salento Live 24. Ciao Youssef, benvenuto a Lecce. Allora, prima di tutto, come mai hai scelto Lecce per questi, almeno si spera, non soltanto 6 mesi, ma anche molto di più? E poi, che ambiente hai trovato ieri al Via del Mare? Si è sceso in campo pochi minuti, però penso che il clima sia stato molto caloroso. Ciao, buongiorno. Non ho avuto dubbi nel scegliere Lecce, c'avevo anche altre possibilità, però è una società con una grande storia e soprattutto penso che sia il percorso giusto per me in questo momento, e venire comunque in una squadra che
ha tanta voglia e lo dimostra e l'ha dimostrato anche ieri sera. E nonostante fossero solamente 2 o 3 giorni, ma ho notato subito che c'è un grandissimo gruppo che si aiuta e come ieri non ha mollato fino all'ultimo minuto e abbiamo portato comunque a casa una grandissima partita. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno Youssef. Buongiorno. Benvenuto. Sicuramente in questa scelta Lecce lei la conosceva già come squadra per averla affrontata da avversario, però a Firenze ha trovato tanti ex, cosa le hanno detto, come Rosati, Saponara, Barak, Venuti, cosa le hanno raccontato? Ne hanno parlato tutti benissimo, infatti mi sono confrontato con loro prima di prendere questa decisione. E si sono trovati tutti benissimo, da Rosati a Venuti a Saponara a Barak. Qual è e... particolare su Lecce? Ma qualche particolare? In particolare no, forse fuori dal campo il pasticciotto mi hanno parlato, però per quanto riguarda la squadra poi comunque sono cambiate tante cose, però mi hanno parlato benissimo della società e un ambiente comunque sano dove c'è una grande cultura del lavoro e dove si può comunque mettere in mostra le proprie caratteristiche, le proprie qualità. E per quanto riguarda Mister Baroni, in conferenza stampa prima della sfida di ieri ha detto che non c'è tempo, non te ne diamo tempo subito, bisogna scendere in campo. Alla fine è stato così. Ti sei trovato bene? Sì, ero già pronto comunque da un mese, perché mi sono sempre allenato, ho fatto tutte le amichevoli, ora inizia un nuovo campionato e comunque non c'è tempo da perdere. Io infatti ho spinto subito per arrivare il prima possibile e sono riuscito ad arrivare, cercherò di aiutare i miei compagni per raggiungere l'obiettivo. Matteo Bottazzo, Calcio Lecce. Innanzitutto benvenuto a Lecce. Per quanto riguarda invece la nazionale, qui c'è stata particolare attenzione, 4 sono stati chiamati per lo stage. Qual è la tua posizione? Perché sei stato convocato al Marocco, sei stato convocato anche all'Under 21 italiana, come ti poni tu in questo contesto? Questo è un aspetto che ancora c'è un po' di confusione in testa, però è una decisione che prenderò a breve, perché come hai detto sono andato con l'Under 21, poi c'è stata la chiamata l'anno scorso, ho avuto qualche problema con la nazionale, però con l'allenatore, diciamo, in particolare dell'anno scorso, però ora a breve prenderò la mia decisione. Giancarlo Castagnano, Radio Venere. Vieni, ciao, buongiorno. Buongiorno. E anche ben arrivato. Grazie. Da parte mia. Vieni da una piazza calda come Firenze, hai parlato prima di una società sana, no? Che ti parlavano, però ieri abbastanza in panchina, vedendo quel clima, vedendo quella situazione anche esterna e al sud, la tua prima esperienza, che ti è sembrato di questo calore? No, ho avuto un'impressione bellissima, sia quando comunque eravamo sotto, il pubblico ha sempre sostenuto la squadra e anche quando abbiamo segnato ti trasmettono comunque una grande forza, e quella di non mollare mai, e si è visto comunque che siamo riusciti a ribaltare il risultato. L'altra considerazione più legata al campo, come diceva il collega, Mister Baroni ha detto non ti diamo molto tempo perché non ce l'abbiamo, e già ieri hai tastato il terreno di gioco. Vorrei capire le tue condizioni, visto hai trovato poco spazio, però già c'è da dare in campo, probabilmente con lo Spezia c'è una defezione, toccherebbe a te. Certo. Per i 90 minuti come sei messo? Io sono arrivato qua per cercare di mettermi a disposizione del mister, sono pronto, mi sono sempre allenato come penso i ragazzi qua, e con tutte le amichevoli che abbiamo fatto, quindi
comunque inizia un nuovo campionato e ormai quello che è passato un mese e ora sono pronto per scendere in campo. Carmen Tommasi, Telerama. Buongiorno, ben trovato. Io volevo sapere se c'è qualcuno dei tuoi nuovi compagni di squadra che conoscevi già o con cui hai già giocato e chi nella partita di ieri ti ha fatto una bella impressione. Qualche compagno, c'è solamente il terzo portiere Brancolini che comunque l'anno scorso era lì a Firenze, non ha passato un bel periodo l'anno scorso, però è l'unico ragazzo, invece gli altri comunque sono tutti ragazzi che conosco, che ho affrontato e così. C'è qualcuno ieri ti ha fatto? Ah, sì, ieri sì, ma tutti i ragazzi comunque mi hanno fatto una bellissima impressione. Come ho detto, ho notato subito che c'è un grande spirito di sacrificio. E in particolare ieri forse di Francesco, perché comunque quando è entrato ha cambiato la partita, ma lo stesso Umtiti che dà grandissima sicurezza, il capitano, tutti, potrei elencarveli tutti. Gabriele De Giorgi, Lecce prima. Sì, sia il mister sia il direttore hanno detto ti abbiamo preso perché sei una mezzala, un classico box to box come adesso si usa nel 4-3-3. E, però tu hai anche molto talento, sei un giocatore tecnico, noi questo ce lo ricordiamo bene per le partite di 2 anni fa. Tu come ti definiresti? Facciamo finta che il pubblico leccese non ti conoscesse, tu come ti descriveresti? No, cerco di mettere sia dal punto di vista qualitativo che di quantità, le mie caratteristiche a disposizione della squadra. Mi piace comunque accompagnare l'azione, e l'avete comunque visto anche voi 2 anni fa, comunque anche l'anno scorso, mi piace comunque entrare in area, l'inserimento, ma anche sacrificarmi, perché comunque c'è bisogno anche di quello, e soprattutto adesso per il calcio moderno non puoi fare solamente una fase, ma devi farle entrambe. Ultima domanda, Pasquale Marzotto. Solo una curiosità, ci può dire cosa le ha detto Baroni prima di entrare, quando l'ha abbracciata? No, di dare tutto sul campo, e ha fatto un in bocca al lupo e che dovevamo ottenere il risultato, perché comunque mancavano ancora 7-8 minuti perché, per il recupero molto ampio. Quindi c'era bisogno di quello in quel momento. Grazie al direttore sportivo Stefano Trinchiera, grazie a Youssef Malè, grazie a tutti voi. Buona giornata. Grazie a voi. Grazie a voi.